una protesta nei confronti di un atto gravissimo da parte della magistratura nei confronti del terzo partito italiano e di conseguenza come gruppi parlamentari abbiamo deciso di non entrare in aula questa settimana, però come qualcuno aveva ironizzato, qualcuno aveva detto andate in vacanza, no, noi stiamo sul territorio e di conseguenza stare sul territorio vuol dire andare in quei territori che hanno maggiormente bisogno. Riteniamo che questo sia un territorio che ha ancora tanto, tanto bisogno. La situazione complessiva del Paese è completamente negativa e infatti l'azione del nostro movimento determina una crescita nei sondaggi e nei risultati e questo ha fatto sì che qualcuno volesse fermare questa ascesa. Credo che le proposte di Salvini siano le cose più concrete possibili. Questa è la dimostrazione della necessità di un intervento anche a livello governativo, perché non basta mettere in sicurezza qualcosa, va ricostruito e ricostruito in fretta, visto che stiamo parlando di anni. Beh, questa è un po' una sintesi dello stato del paese, un paese che fa fatica a rimettersi in piedi. E questa è la condizione che vogliamo superare velocemente, quindi la ricostruzione di Norcia come di tutte le altre realtà terremotate non può durare nel tempo, deve essere affrontata velocemente. Teniamo conto che la ricostruzione non si fa solo con gli edifici, ma con il sistema economico, con le persone. È la stessa cosa che ha bisogno il Paese, di rimettersi velocemente in moto, senza troppa propaganda, ma con molta concretezza. E questa è la testimonianza che vogliamo portare. Noi vogliamo governare per dare questo slancio al Paese.